Alan Parsons Project, che bello questo mood, Mish, una parola che ti piace tanto, così proprio rilassato, insomma, magari mentre bevete un caffè fate una piccola pausa, anche se ieri ci siamo detti dobbiamo limitare un po' i caffè, ne abbiamo parlato, però poi alla fine io non ci riesco, non ci sono ancora riuscita, va bene. Allora, cominciamo parlando di un libro molto particolare, con noi Ivano Mingotti, buongiorno e benvenuto Ivano. Buongiorno Monica, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, tu sei autore del libro Piccole cose paurose, a UG Editore, ed è un romanzo molto particolare perché il protagonista è un ragazzino di 11 anni, ma che cosa succede a questo ragazzo? Succede che, infatti il libro si apre con questo, il bambino deve testimoniare in aula contro i propri genitori perché i genitori sono accusati di omicidio. Ancora non conosciamo la vittima all'inizio, quindi siamo un po' lasciati così, però c'è questa scelta un po' anticlimatica del fatto di rivelare subito che i protagonisti in realtà hanno le mani sporche, ecco, diciamola così. Beh, insomma, hai scelto un tema fortissimo. Sì, esatto. Come mai? Beh, perché mi interessava analizzare le dinamiche psicologiche all'interno di una famiglia e di una famiglia soprattutto in cui succede una cosa del genere. Cosa succede alla mente di un bambino a cui succede una cosa del genere, in cui a quell'età probabilmente siamo ancora nel momento in cui vediamo i genitori come qualcosa di forte, sacro e superiore, no? Qualcosa che ci protegge, qualcosa di immacolato, senza colpe, e appunto ricevere uno shock del genere, insomma, volevo vedere come cambiava la percezione del bambino, ecco. Sì, anche vabbè, perché chiaramente c'è anche la storia oltre a tutto questo. Chiaro, anche perché anche magari negli ultimi fatti di cronaca, no? Uno si chiede poi ai bambini che cosa prendono, che cosa vedono, che cosa esatto. Anche se non sono magari testimoni di un omicidio, però quello che si respira poi in casa dopo un fatto così terribile per un bambino, insomma, resta poi tutta la vita. E esatto. C'è un fatto di cronaca particolare che ti ha fatto pensare a scrivere un libro del genere? Guarda, in realtà no, perché qui in Brianza, quantomeno, io sono brianzolo, abbiamo avuto parecchi di questi casi, soprattutto ultimamente, e quindi non dico che la cosa è quasi quotidiana, però è una cosa che leggiamo quasi sempre sui giornali. Non credo sia stato il motivo che mi ha spinto a scriverlo. Chiaramente quando è successo mi sono messo nella testa di poveri cristi questi, poveri cristi quelli, però non credo sia stato ciò che mi ha spinto a scriverlo. Diciamo che mi mancava analizzare le cose da un punto di vista così giovane, così immaturo, diciamo, perché solitamente io faccio questi lavori psicologici all'interno dei miei libri ma da punti di vista un po' più maturi, quindi 30, 40 anni, 50 anni, i personaggi di solito hanno un'età un po' più avanzata, ecco. Tu ti occupi proprio di libri in maniera tosta, diciamo, no? Perché sei anche traduttore, curatore di una collana editoriale, sei anche fondatore dell'associazione culturale Libero Libro, insomma ti occupi tanto, no? Di messaggi che vengono mandati attraverso i libri. E sei di Desio? Sì. Sì, sono nato a Desio, però in realtà abito a Macherio, quindi vabbè, è a due passi da Desio, quindi sono qua, ecco. Sei qua vicino. Sì, diciamo che il 70% della mia vita è occupato dai libri e da relative cose, ecco. Che sia la cura della collana, che siano le traduzioni, che siano gli editing o le correzioni per gli autori che ne hanno bisogno, insomma. Un po' tutto, diciamo che copro tutto lo spettro. Beh, insomma, è un bellissimo lavoro il tuo. Allora, io ti ringrazio tantissimo anche perché, insomma, hai affrontato davvero un tema particolare, che tratta di ragazzini. Poi 11 anni è un'età molto difficile perché escono, non sono più
strettamente bambini e non sono ancora proprio adolescenti, quindi è, esatto. Hai proprio, è, c'è un motivo per cui hai scelto di 11 anni, cioè quella fascia lì proprio? Quando iniziano... Appunto al discorso che ho detto prima, sì, della percezione dei genitori, c'è anche questo fatto che c'è una sorta di shock ulteriore, cioè sì, si sta questo. Per entrare nell'adolescenza. Esatto, la preadolescenza. Quindi c'è anche il riferimento alla crescita della curiosità verso l'altro sesso, o comunque verso la sessualità, c'è lo stupirsi davanti al fatto che delle proprie reazioni davanti agli altri, magari l'insicurezza, perché comunque sovviene quella specie di insicurezza profonda che è data dal fatto che la nostra identità sta cambiando e non è più l'identità di prima, o forse prima non c'era neanche l'identità perché era completamente aderente a quello che ci dicevano i genitori. Quindi è un soggetto molto interessante quell'età, ecco. Allora, il tuo libro è molto particolare, ricordiamo tutto, Piccole cose paurose, a UG Editore. Fra poco noi parleremo di un premio letterario, quindi secondo me il tuo libro, sì, quindi stai all'ascolto, perché insomma un libro così particolare potrebbe tranquillamente partecipare e perché no vincere. Grazie Ivano Mingotti, che è stato con noi questa mattina. A presto. Grazie a voi. Arrivederci.